Ciao da mio Pilates, benvenuti e benvenute alla lezione di Rassoda Tutto. Ci servono due pesetti. Se non avete i pesetti tipo questi, manubri, prendete delle bottiglie d'acqua piene, okay? Anche 1,5 litri. Svuotatele un po' a pari, ovviamente, se sentite che insomma, è troppo pesante, quindi andate un po' a preparare il materiale. Io tengo questi anche perché sennò il rumore dell'acqua vi come audio, insomma, non è che viene proprio bene. In realtà, con l'acqua dentro fa anche bene perché si fa un lavoro anche proprio eccettivo, perché l'acqua muovendosi crea un po' di squilibrio. Quindi assolutamente la bottiglia d'acqua magari è un po' più rumorosa, ma ha un beneficio in più. Il pesetto, il manubrio classico, ha il vantaggio di una presa chiaramente più comoda. Va bene, confido nei tempi della vostra preparazione, che siate in piano. Scusate, mettiamo un attimo giù i pesetti, anche se saranno i primi ad essere utilizzati. Poi tenete, vabbè, portate di mano il vostro materassino, questo è ormai ovvio, e una sedia ci servirà più tardi. Iniziamo insieme quindi a riscaldarci, ok? Partiamo da delle respirazioni che attivino proprio la nostra respirazione. Espando bene la gabbia toracica, estendo le braccia in alto e faccio proprio un'estensione della colonna in un certo senso. Cominciamo ad attivarci, mi attacco proprio prendo con una mano un polso e mi tiro in su e fuori l'aria. Gira i palmi delle mani in avanti e fai un'ampia circonduzione delle braccia per dietro. E fuori l'aria scendo. Giro i palmi delle mani in avanti. Inspira, un'ampia circonduzione delle braccia per dietro. Prepara le gambe leggermente separate alla larghezza delle anche circa. Gira i palmi delle mani in avanti. Un'ampia circonduzione e fuori l'aria comincio a scendere e a rilassare, scaricare un pochino anche la schiena. Stai un po' piegato sulle ginocchia, sciogliti un po', abbandona il peso della testa, delle spalle e quindi piano risali. Molto bene, sciogliamo ancora un attimino le spalle con delle circonduzioni. 2, 3. Mani alle spalle, 3 circonduzioni con i gomiti, 1, 2, 3, braccia distese, 3 ampie circonduzioni grandi, 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 1, 2 e voilà 3. Lascio le gambe un po' più divaricate, mano sinistra al fianco, riscaldiamo anche la flessione laterale della colonna da una parte. E dall'altra mi tiro bene. Ok, avvicino i piedi e faccio fare alle ginocchia dei piccoli cerchi. 1, 2, 3, 4, 5. L'altro giro. 1, 2, 3, 4, 5. Separo, mani sulle ginocchia. Altri 5 cerchi. 1, 2, 3, 4. Cambia giro. 1, 2, 3, 4, 5. Mani ai fianchi, riavvicina i piedi ma non a contatto e questa volta fai fare il cerchio al bacino. 1, 2, 3, 4, 5. Fammi l'altro giro. 1, 2, 3, 4. E voilà 5. Ora guarda come metto le mani, le posso mettere così, vedi, con il palmo, forse si vede meglio, no, di qua c'è più luce, con il palmo qui nell'incavo dove si piega, diciamo, il pantalone, o addirittura anche in questa posizione, valutate o così, ok? Lascio le gambe separate, quanto le anche circa, e da qui premo con le mani proprio nell'incavo della piega del pantalone, premo, sento che mi piego in uno squat non completo e cerco di allungare bene la mia colonna.
e fuori l'aria ritorno. Vai. Premo, di fatto è una pressione che faccio, che esercito sui femori. Attenzione a non rimanere con la colonna curva né in questo senso né in arcate, bella diritta. E fuori ritorno ancora. Un respirone. E fuori ritorno, fai l'ultimo. E voilà. Riscaldamento fatto. Prendiamo i nostri pesetti. Ok, partiamo dai piedi, ragazze. Teniamo i talloni uniti, le puntine un po' con dei piedi separate. Stringi bene la linea che va dai talloni ai glutei e preparati con le braccia ai lati del corpo con i palmi rivolti verso il corpo. Porta entrambi i pesetti verso le spalle e giù le braccia. Allungati bene in alto. Uno, due. Stringi bene tra di loro le gambe, il girovita, i glutei. Tre, quattro, cinque, sei. 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, spalle giù, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, bene, strette bene i talloni, i glutei, le gambe, il girovita che sostiene, 5, 6, 7, 8, 9, lo faremo alternato. Attenzione che nell'alternato il vostro corpo non si deve scomporre, il vostro asse è fermo al centro. Così andiamo a lavorare bene con gli stabilizzatori, con i muscoli posturali e con tutto il corpo. Mi ossigeno bene, continuo a ripensare alla mia postura, talloni uniti, non i malleoli non si toccano, il che non significa che devo stare sull'esterno del piede, ma non devo crollare all'interno. Mi allungo in alto, stringo bene quindi i talloni, tra di loro le gambe, i glutei, mi allungo in alto. Andiamo a esaurire bene i nostri bicipiti, spalle giù. E voilà! Allontano le braccia dal corpo. E ritorno fino a non oltre i 90 gradi. 1 e ritorno. 2 e ritorno. 3 e ritorno. 4, torno. 5, torno. 6, torno. 7, torno. 8, torno. 9, torno. 10, non torno, non lasciate proprio orizzontali, incroci le braccia un po' più giù. Allungati bene in alto con la colonna e disegna dei piccoli cerchi con le braccia, tenendo forte tutto il corpo. Dai talloni e i glutei, stringo bene le gambe e allungo in alto la colonna. Il girovita sostiene. Cambio giro. Attenzione a non muovere tutto il corpo, percepire proprio il vostro asse piantato forte. Mi ossigeno profondamente, forza che rinforziamo le nostre spalle. Cambia giro 1, 2, 3, 4, non troppo alte le braccia. 5, 6, 7, 8, 9. Cambia il giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Eleva le braccia, estendi le braccia dietro senza inarcarti nella colonna, ok? Dietro così, una trentina di gradi di distacco dal tronco. Molto bene, resta in posizione e da lì esercita delle piccole spintine in su dal tricipite, dal muscolo posteriore delle tue braccia. Però attenzione che la spintina non è faccio questo e muovo le spalle, appena appena per sentire di più il mio muscolo. Uno, due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Mettiamo, anzi non ancora giù i pesetti, teniamo le braccia, vedete, tonde davanti al petto, i pesetti sono davanti al petto, apro le braccia, inspiro e fuori l'aria chiudo, apro, inspiro, fuori l'aria chiudo, apro, inspiro, attenzione che le braccia sono al massimo all'altezza della spalla, meglio anche un po' più giù se sentite fastidio dentro l'articolazione della spalla stessa. Apro, mi allungo in alto nel frattempo, i talloni sono uniti forti, le gambe forti, i glutei contratti, mi ossigeno bene, forza, ancora attenzione a non lasciare i gomiti bassi così mosci, no, all'altezza delle mani, vai ancora, uno, chiudo, due, chiudo, tre, chiudo, quattro, chiudo, cinque, chiudo, 6, chiudo, 7, chiudo, 8, chiudo, 9, chiudo, 10, chiudo. Prepara i pesetti all'altezza delle spalle, ai lati così con i palmi in avanti. Inspiro, mi allungo in alto, fuori l'aria scendo e porto i gomiti ai lati del corpo. Le mani non sono là, ma qui ai lati delle spalle, ok? Quindi i gomiti spingono un po' in avanti e le mani indietro. Studia questa spinta, gomiti in avanti, mani indietro. Inspiro, mi allungo e mentre scendo, gomiti in avanti, dorso delle mani indietro. Uno, giù, due, giù, tre, giù, quattro, giù, cinque, giù, sei, giù, sette, giù, otto, giù, nove, giù, dieci, ancora, uno, giù, due, giù, tre, giù, quattro, giù, attenti alle spalle, cinque, forza che ne mancano solo cinque, quattro, tre, due, ultimo, e voilà. Mettiamo giù i pesetti, ragazze, e prendiamo la nostra seggiola, ci sediamo e diamo il colpo di grazia ai nostri muscoli delle spalle. Se non avete ancora sentito abbastanza fatica, li riduciamo a polpetta con questo. Allora, ci mettiamo sedute sullo spigolo, diciamo, anteriore della nostra sedia, impugniamo saldamente i lati della sedia stessa. I piedi, vedete, non li vedete, sono più avanti rispetto alla linea delle ginocchia, ok? Questo perché? Perché nel momento in cui vado a staccare il corpo, stacco il bacino dall'appoggio, le ginocchia, diciamo, sono ancora sopra i talloni. A questo punto mi piego un po' sui gomiti e stendo. Uno, stendo, due, stendo, tre, stendo, quattro, stendo, cinque, su, sei, su, sette, su, otto, su, 9 su, 10 ancora, 1 stendo, 2 stendo, 3 stendo, 4 stendo, 5, 6, 7, 8, 9, resta giù, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, uno, su, molto bene. Mi alzo in piedi, sciolgo un attimino le braccia, tengo ancora la sedia lì comoda perché la useremo per allenare un pochino di più le nostre gambe. Dico un pochino di più perché ci
ti aiuterà eventualmente in caso di perdita di equilibrio, nel senso tengo appena appena appoggiate le mani polpastrelli, quindi non mi affido totalmente alla sedia, ma appena appena tengo l'appoggio, ok? Piedi leggermente separati, su bene i talloni e giù. Su bene i talloni, mantenete una buona postura, giro vita e che tiene il mio, la mia colonna, allungo della colonna in su, alzo i talloni e li abbasso. Sento bene le dita dei piedi spingere, stiamo attivando bene i nostri muscoli, non solo dei piedi ma soprattutto i polpaccetti. E in particolare ora teniamo i talloni staccati, come vedi, da terra 1-2 centimetri e da qui con molta energia e velocità spingo in sui talloni rapido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, passeggiatina sul posto, mi ossigeno, faccio quasi una corsa più che una passeggiata, mi ossigeno bene, vai giù bene con il tallone e riprendiamo l'esercizio di prima, ok? Stacco di un centimetro da terra i talloni, spinta in su rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, passeggiata sul posto, mi ossigeno. Molto bene. Ora manteniamo ancora una volta le nostre gambe in appoggio e in parallelo, distese. Ok, gamba sinistra in appoggio, gamba destra protesa fuori. Ok, da qui spingo in alto la gamba con uno slancetto. Attenzione che allo slancio non corrisponde questo con il bacino, no. Pari le anche, sollevo la gamba fino al, diciamo, al limite della possibile adduzione, ok? Vai, 1, 2, 3, allungatevi bene con la colonna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, tieni bene l'addome, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Cambio rapido. Equilibrio sulla gamba destra, mi allungo bene in alto, tenuta del girovita, pari le anche, vai rapidi gli slancetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio ancora gamba, bene l'allungo ragazze, forte tutto il corpo, prepara la gamba e su rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Questo è per l'esterno coscia, siete accorte? Preparo la gamba, esterno coscia e medio gluteo, però lunghe nella schiena, forti qui nel girovita, spalle giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chiudo. Molto bene. Ok, ragazzi. Ora siamo, scusate, non i piedi uniti, leggermente separati, ok? Alza i talloni, bene. Da qui, mantenendo i talloni alti, non al massimo, se qualcuno di voi ha una possibilità, perché arriva magari dalla danza, no, non troppo alti. Dovete individuare quell'altezza dei talloni che vi faccia sentire tutte le dita dei piedi ben ancorate a terra, persino i nostri mignoli. E a questo punto, mantenendo così le nostre dita dei piedi ben ancorate, ci pieghiamo sulle gambe e stendiamo. Uno, stendo. Due, stendo. Tre, stendo. Quattro, stendo. Al cinque resto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Prova a staccare le mani. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Appoggio. Stendo, unisco le gambe. Stringiamo bene le cosce da qui dietro, quindi glutei e cosce forti. I talloni sono ancora su. Mi piego, cerco di avvicinare le cosce da qui dietro. Uno, stendo. Due, stendo. Tre, stendo. Quattro, stendo. Al cinque resta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Equilibrio. Uno, due, tre. Stringi bene i glutei, le cosce proprio da sotto. 3, 4, 5, 6, 7. Bene le dita dei piedi ancorate a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendo e passeggiatina sul posto. Mi ossigeno bene. Molto bene. Mettiamo da parte la sedia. Quindi passiamo il nostro tappetino, ok? Mettete anche voi a posto il tutto. Ancora qualche esercizio dedicato alle gambe prima di passare ai glutei. Mettiamoci in ginocchio, ok? In ginocchio con le dita rovesciate dietro, ok? Ginocchio e quadrupedia in realtà. Mani sotto la linea delle spalle, ginocchia separate quanto le anche e dita bene rovesciate dietro. Stacca le ginocchia di pochi centimetri e mantieni 1, 2, 3, 4, schiena diritta, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 giù, rovescia i piedi, siediti con i glutei sui talloni, metti le mani ai fianchi, arriccia il coccige un pochino in sotto, questo è il movimento, una leggera retroversione, stringi bene i glutei, sollevati, sparisce la testa ma il movimento si intuisce, e giù. Mantengo la schiena diritta sopra al bacino in modo che mi crei carico per le gambe e in parte anche per i glutei. Mi sollevo 2 e scendo. Mi sollevo 3 e scendo. Mi sollevo 4, stringo bene i glutei e scendo. 5 e giù. 6 e giù. 7 e giù, 8 e giù, 9 e giù, insieme l'ultimo, 10, resta,
mani sotto alle spalle in quadrupedia, rovescia le dita e ripetiamo la tenuta isometrica e in eccentrico per le cosce. Schiena diritta, forte, stacca le ginocchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, piano giù. Piano giù perché il crollo poteva essere fatale per le nostre rotule. Mettiamoci giù, sdraiati, pancia in su, gambe leggermente separate e abbastanza avanti i piedi. Mi puntate i talloni lasciando le punte sollevate da terra. Io lascio fuori le braccia così che vediate meglio il movimento di schiena e bacino, e voi potete lasciarle anche lungo i fianchi. Arrotonda un po' la schiena approfondendo l'addome, arriccia il coccige in su, quindi imposta una leggera retroversione del bacino e a questo punto mi sollevo e scendo. Mi sollevo, sentirete bene il lavoro nei posteriori delle cosce. Piano piano arriviamo ai glutei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, resta su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta su, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Avvicina questa volta molto i piedi e unisci le gambe, ok? Talmente avvicini i piedi e glutei che i talloni devono sollevarsi. Mi sollevo con il bacino, attenzione alla schiena, mantenete una connessione fra il costato e l'addome, ok? E da qui apro le ginocchia, separo bene le ginocchia, ma senza inarcare la colonna e senza perdere l'altezza del bacino, e chiudo. 1, chiudo. 2, chiudo. 3, chiudo. Quando chiudo, stringi un pochino i femori. 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abbassa solo i talloni, sposta solo di poco più avanti i piedi, tieni uniti i femori, un po' più basso il bacino è inevitabile, ora stringi bene i femori da sotto e spingi dai glutei per andare un po' più su con il bacino, ma attenzione è dai glutei, non dalla schiena. 1, 2, si percepisce appena il movimento, ma assolutamente si sente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora. 1, 2, gambe unite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, forza ancora. 1, 2, stringi bene le cosce da sotto, così. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù piano con la schiena. Sciolgo un po' le gambe a destra, un po' le gambe a sinistra. Torno con i piedi poco separati, gambe quindi ginocchia separate quanto le anche, braccia ai lati del corpo, arrotonda la schiena in retroversione approfondendo l'addome, stringi forte, forte, forte i glutei per 10 secondi senza divergere i femori. 1, mento giù, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scendo un respirone. E ancora, approfondisco l'addome, arriccia il coccige e il sacro in sotto in su, stringi dall'1 al 10 sempre di più, ad ogni numero aggiungi intensità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un bel respiro profondo. E ancora, approfondimento, retroversione, dall'1 al 10 aumenta l'intensità, di numero in numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, un bel respiro profondo, e ancora, vai, posizionati. Tieni addome scavato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, unisci i piedi, unisci ovviamente anche le ginocchia, accavalla il piede destro sul ginocchio sinistro, lascia, non è un accavallamento chiuso, ok? E da qui approfondisci intanto la schiena in modo tale che parta aderente al suolo, spingi in alto il bacino mantenendolo pari e scendo. 1, quando scendo non tocco del tutto. 2, 3, spingi dal gluteo sinistro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, cambio, trova prima la linea centrale, metti bene il corpo allineato, piede sinistro sopra il ginocchio destro, pari le anche, schiena che parte aderente a terra, vai su, attenzione a tenere l'addome, spingo bene dal gluteo e quindi giù. La colonna è un unico pezzo. 1, 2, 3, 4, 5, spingi dal gluteo, 6, 7, 8, 9, 10, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, giù, ci giriamo a pancia in giù, quindi prone, un ultimo stimolo per i glutei, mano su mano, fronte sul dorso delle mani, gambe leggermente separate, premi il pube a terra, risucchia la pancia in dentro, fletti le ginocchia e unisci i talloni. Stacca da terra le ginocchia, mantieni bene la posizione della schiena, devi sentire il pube giù, i glutei contratti, le ultime costole appoggiate, la pancia risucchiata. Stringi forte tra di loro i talloni, oltre che i glutei. E da qui spingo in alto. 1, dai glutei, non dalla schiena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù la testa se vuoi, controlla la schiena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, forza ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, posizione, pube giù, 7, 8, 9, 10, gambe distese,
leggermente separate, diciamo quanto le anche. Mantieni una buona posizione da prona, quindi spingi il pube giù, le ultime costole, pancia risucchiata, un po' di dorsale, ragazzi, braccia ben distese. Sollevati solo nella parte alta del corpo con testa e spalle e pensa con la mano sinistra di toccare il ginocchio sinistro e dall'altra. Le costole restano giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben tese le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, resto al centro, porto i pollici contro le spalle, spalle, inspiro, stendo, fuori l'aria attorno con i pollici alle spalle, i gomiti ai lati del corpo. Inspiro, powerhouse, forza nel giro vita e nella posizione neutra della schiena. In e fuori, solo due ancora. Ultimo, molto bene, mi giro, pancia in su, mani dietro alla nuca, gambe flesse leggermente separate, ci solleviamo pian piano con testa e spalle, attenzione che il collo è sulla diagonale posteriore, non devo verticalizzare il collo, ok? E faremo dei piccoli bounce pensando che l'addome entri, scusate, che le costole entrino nell'addome. 1, 2, la testa deve pesare sulle mani. 3, 4, non sono le braccia che tirano, è l'addome. 6, 7, 8, collo lungo, il peso della testa è sulle mani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Porta le ginocchia al petto, trattienne solo una al petto con tutte e due le mani. Tiri e quando tiri cerca di approfondire bene, risucchiare bene la pancia in dentro. Inspiro nel cambio e fuori l'aria, mi allungo nella schiena, approfondisco l'addome. Lenti i primi, trova bene il movimento e dopodiché fai andare molto veloci le gambe mentre il respiro rimane lento e approfondito. Allungati di respiro in respiro attraverso la colonna. Approfondisci bene dal pavimento pelvico in su. Ritrova la powerhouse anche qui. Lunga, lunga la colonna. Tieni il mento giù e allungati. E voilà, metto le mani palmo in giù sotto ai glutei, le gambe le lascio semiflesse così, un po', quindi un po' tese, un po' piegate e accavallate, e faccio fare, tenendo la pancia scavata, ok, il petto aperto, il mento giù, immagina che i piedi disegnano un cerchio sul soffitto. 1, piccolo e rapido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fai l'altro giro, 1, 2, 3, 4, bene la postura, mento giù, colonna che allunga, petto aperto, addome scavato, 8, 9, 10, cambia ancora, 1, 2, 3, 4, 5, sei, sempre più lunga la colonna, 7, 8, 9, cambia il giro, 1,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Gambe a tavolino, braccia fuori. Tavolino vuol dire che le ginocchia sono sopra le anche, 90 gradi anche al ginocchio. Premi le braccia a terra, inspiro, porto le ginocchia da un lato e nel fuori l'aria premi bene a terra le braccia e ritorna. Inspiro sinistra, premo bene le braccia a terra e ritorno. Premo, torno. Forza, ancora uno. Molto bene. A terra con i piedi. Stendi una gamba, stendi l'altra. Prepara il corpo, abbandonalo a stella, ok? Ora, tiriamoci come se facessimo un grande sbadiglio. Il braccio destro e la gamba destra, come se qualcuno mi tirasse dal polso dal braccio destro e qualcuno dalla piede destro. Mi tiro, adesso mi sposto un po' perché altrimenti non entro in libreria. Mi tiro, mi tiro, mi tiro tutto il lato destro e ritorno. Lato sinistro, tirati, tirati e ritorno. Ancora il destro, vai. Ancora il sinistro. Molto bene. Incrocio braccio destro, gamba sinistra. Tirati. L'altro incrocio. Sinistro, gamba destra, non ci sto, ancora l'altro incrocio, vai, aspetta, scendo un pochino così magari, vabbè, dall'altra parte adesso c'ho il divano, quindi vai, ultimo, braccio sinistro, gamba destra, molto bene, risalgo un attimino, ok, mani sotto alle ginocchia, ragazze, ginocchia al petto, ci solleviamo con attenzione e ci prepariamo con le gambe possibilmente distese e piedi flex, gambe appena appena separate, lascia le ginocchia morbide se non riesci a tenderle completamente, inspiro, mi allungo in alto, tengo per un attimo le dita incrociate e nel fuori l'aria vado giù con le mani, prendo le punte dei piedi e giù con il busto, giù con la testa, cerca di stendere le gambe, spingi ben avanti i talloni, indietro le punte dei piedi. Molto bene, risalgo lentamente, vengo su, voilà, separa le gambe il più possibile, braccia fuori, vado verso il lato sinistro, mi tiro bene il lato destro del corpo, tirati, e su, vai dall'altra parte, vado giù di qua, ma schiaccio giù bene l'anca sinistra. E ritorno. Ora mi giro, allora il bacino resta ben piantato, mi giro con le spalle, con il petto verso il piede sinistro, seguo la gamba e vado a prendere la punta del piede. Cerca di schiacciare giù bene l'anca opposta, che tenderà ovviamente a staccarsi un po'. Resta. Per tornare cammina a ritroso con le mani lungo le gambe e vai dall'altra parte. Prima fissa il bacino, fissa prima la torsione, con le mani seguo la gamba, giù bene il sacco, il
l'anca opposta, piantata e resta, qualche respiro. Prendi la punta del piede, se riesci la tiri verso di te. E cammino pian piano a ritroso con le mani lungo la gamba. Mettiamoci in ginocchio, ok? Tieni le mani appoggiate a pugno chiuso dietro di te. Inspirando, stacca il bacino dai talloni, apri il petto in alto e fuori l'aria scendo. Ancora, posso tenere anche i palmi rivolti all'interno, forti i pugni, eh? Spingi bene in alto il petto, tira bene le anche, i quadricipiti, e giù, ancora uno. E giù. Fai scivolare in avanti le mani, rimani seduta con i glutei sui talloni, allungati in avanti con il busto, rimani ben giù con i glutei mentre ti allunghi bene con le braccia. Rientra pian piano con le braccia, aiutati a salire con la forza delle braccia stesse. Bene ragazze, se avete tempo ripetete anche questa parte di stretching, tornate indietro qualche minuto, diciamo nel video, ripetetelo se avete tempo, vi fa bene. Bene, con questa la nostra lezione è terminata, io vi auguro una bellissima giornata, serata, un buon weekend e tanto buon fitness, mi raccomando, un bacione e grazie.